Ora dobbiamo pensare dalla Toscana dell'emergenza alla Toscana del rilancio e della prospettiva, della crescita. Ecco che abbiamo sostanzialmente in questo momento fotografato stamattina 5.920 progetti di piano nazionale di ripresa e resilienza approvati, non solo della regione ma anche dei comuni, degli enti di gestione. Dobbiamo coordinare perché questi vengano realizzati presto e bene. L'impegno economico diventa di 6 miliardi e 6. Di cui 5 miliardi e 6 sono i veri e propri fondi europei, gli altri sono cofinanziamenti locali. A fronte di questo abbiamo presentato il 1 marzo i 6 anni dei fondi europei. Fanno 3 miliardi e 3, fa FESR, Fondo Sociale Europeo, Fondo per l'Agricoltura, Fondo delle Regioni Marittime. In tutto la Toscana dei prossimi 5-6 anni avrà 10 miliardi da spendere con progetti molto mirati e capillari. Non c'è la grande opera pubblica, c'è la Toscana diffusa, c'è l'intervento sui 273 comuni e quindi nel decalogo che io qui faccio, dalla sanità alla mobilità, all'ambiente, agli specifici progetti europei, penso agli asili nido sotto gratis sotto i 35.000 euro, allo sport, a quello che sono le indicazioni di economia circolare, i progetti poi di difesa del suolo e di prospettiva di tutela idrogeologica. Nel decalogo che io faccio ci sono tracciate queste indicazioni. Verificheremo il cronoprogramma. Nei prossimi 2 mesi io farò altrettante di queste riunioni con le 10 province, in modo che i sindaci che mi ascoltano oggi possa io ascoltarli allora.